Fabio, benvenuto ad Alice. Ciao. Volevo chiederti innanzitutto come è proseguita la tua carriera durante, cioè dopo il film oggi oggetto di Revival. E prima domanda questa. Come dunque, grazie a tutti e saluti. E come è proseguita? Direi bene, insomma, come vedete godo ancora di buona salute e mi mantengo, sono snello e mi riconoscono ancora come allora, 31 anni fa, e questo ovviamente è anche il segno di quanto quel personaggio fosse efficace. Per me è stata una grande soddisfazione, insomma, aver fatto un personaggio così apparentemente marginale, qualcosa che è rimasto nella memoria. Raccontaci qualche aneddoto sul set, qualcosa magari che ti è rimasto impresso. Ma io sono stato tutto sommato pochi giorni sul set, così come nel film quel personaggio esco presto, anche come attore sono uscito presto. Mi ricordo che c'era una bella atmosfera, anche se so che qualche difficoltà Verdone l'ha avuta con la produzione per questo film, però sul set non trasmetteva questa sua tensione. E tra tutti noi attori che non si conoscevano, in gran parte credo, io sicuramente non conoscevo tutti gli altri, c'è stato un bellissimo rapporto, molto rilassato. Senti, un'altra domanda è se appena uscito il film le persone che ti incontravano cosa ti dicevano all'inizio e com'è cambiata questa cosa anche adesso, se l'affetto è rimasto uguale. No. Oppure... Perché abbiamo visto un'altra recente intervista nei contenuti speciali del DVD in cui dicevi che la gente ti fermava e... Sì, no, devo dire che fin dall'inizio le persone hanno visto in questo personaggio qualcosa che probabilmente somigliava a loro o che comunque loro avevano dentro. E la simpatia e l'affetto che mi hanno sempre dimostrato è rimasto veramente invariato, allora come ancora adesso. Prego. C'è un'emozione particolare che provi quando rivedi questo film a distanza di anni? Guarda, devo confessare che io non lo vedo da molti anni questo film, proprio sì, almeno 20 anni che non lo rivedo. L'emozione, sai, da attore, perché poi ho proseguito la mia carriera, adesso faccio quasi esclusivamente teatro, e più che altro mi soffermo nel giudicare, diciamo, potrei dire tecnicamente, insomma, e devo dire che da allora sono sicuramente un altro, insomma, probabilmente a mio avviso anche molto migliorato, come è naturale che sia, insomma, che parliamo di molti anni fa. E quindi la mia impressione, perché poi ho rivisto il film, non intero, non l'ho più rivisto da 20 anni, però qualche pezzetto mi è capitato di vedere, e la mia attenzione era più che altro una, come dire, professionale, ecco, quindi vedevo. Devo dire una cosa molto interessante che vorrei dire a onore di Carlo Verdone, che rivedendo le immagini del mio incontro con Finocchiaro all'inizio, notavo come l'abilità del montaggio e delle pause è stata fondamentale per rendere questo dialogo, questo incontro, che molti ricordano soprattutto per le battute anche pesanti di Finocchiaro, invece queste, le pause, gli sguardi, Finocchiaro che mandava una nuvola di fumo dalla bocca prima di parlare, era una qualcosa che nel montaggio rendeva poi tutta la scena straordinaria, appunto memorabile, come in realtà il film è. Vogliamo chiederti il libro. Dunque, questo libro è un libro scritto da un giovane giornalista, scrittore, Luca Chermini, che è un libro naturalmente sul film Compagni di scuola, e intervista che c'è anche la mia prefazione, quella di Andrea Scanzi. È un libro scritto con molto acume, con molto affetto e passione. L'ultima domanda che volevamo fare era
Ti è mai capitata una riunione con i compagni di scuola nella tua vita privata e personale? No, non mi è mai successo, perché io probabilmente sono stato Fabris fin dall'inizio. Una volta finita la scuola, il liceo, io non ho mai più rivisto i miei compagni, non sono mai andato, nessuno mi ha più cercato. Grazie mille. Grazie a voi.